Santa Quaresima è la diocesi di Trani, Barletta, Biceglie in cammino. Un percorso di grazia voluto dall'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Giovan Battista Picchieri nelle sette città che compongono l'Arcidiocesi in risposta al messaggio del Santo Papa Francesco che invita ad essere dono l'uno per l'altro, un popolo, quello cristiano, richiamato all'unità. Il significato dell'estatio quaresimalis è richiamare innanzitutto il popolo all'unità, alla comunione e metterci in movimento, in cammino verso Gerusalemme, seguendo Gesù. Il Vescovo lo rappresenta proprio nel suo ministero, nel suo essere. È il Signore che ha voluto affidare questa chiesa diocesana di Trani, Barletta, Biceglie a questa umile persona, il Vescovo del tempo. E a Barletta, per il decanato San Giacomo Sette Frati, il raduno delle comunità parrocchiali presso la parrocchia di Sant'Agostino per il rito dell'aspersione dell'arcivescovo e l'avvio della processione penitenziale verso la parrocchia Santuario Immacolata per celebrare la Santa Messa. Un programma che prevede differenti tappe perché il pastore possa essere vicino nella preghiera al suo popolo orante in cammino verso Gesù. Il vescovo vive la quaresima unito al popolo e quindi si muove nel territorio della diocesi, nelle cinque zone pastorali, e ho voluto rendere la mia presenza innanzitutto nella prima settimana di quaresima, che potremmo concepire come la settimana della lotta, la settimana delle tentazioni, nella zona pastorale detta Ofantina, che comprende le città di Margherita, San Ferdinando, Trinitapoli. La seconda settimana di quaresima, che possiamo dire è la settimana della luce, la luce gloriosa, la settimana della trasfigurazione, l'ho vissuta nella zona pastorale di Biceglie, raggruppando le parrocchie, perché la città è grande, in diversi punti della città. La terza settimana, che è la settimana dell'acqua viva, l'ho vissuta nella zona pastorale di San Cataldo in Corato. La quarta settimana, detta settimana della luce, la vivo qui nella città locale di Barletta, raggruppando anche qui le parrocchie nei tre decanati dei Sette Frati, il decanato di Santa Maria e il decanato di Borgovilla.